Dopo la vittoria del premio Campiello con L'Arminuta, Donatella di Pietrantonio prova a conquistare anche la giuria dello Strega con Borgo Sud, edito da Inaudi, selezionato nella dozzina finalista del premio. L'ultimo romanzo della scrittrice abruzzese, originaria di Arsita, che a penne vive e lavora da odontoiatra pediatrica, dà vita e voce ad Adriana e L'Arminuta, le due sorelle protagoniste del libro vincitore del Campiello nel 2017, che da bambine complici e insofferenti si ritrovano donne cariche di slanci e delusioni, in un'opera intima e intensa che torna a far parlare dell'Abruzzo e di quella genuinità dei territori e dei borghi in cui la narrazione diventa autentica e potente. Il 10 giugno si conoscerà la cinquina dei romanzi finalisti dell'edizione 2021 dello Strega, in attesa di sapere se l'8 luglio, nella 75esima edizione del premio, trionferà l'Abruzzo. Sono molto contenta di questa candidatura al premio Strega 2021. Entrare nella dozzina non era facile, non era scontato, quindi sono davvero onorata di farne parte e di essere stata presentata da una intellettuale scrittrice della levatura di Nadia Fusini. Sono felice appunto per il mio romanzo Borgo Sud. Sono ovviamente molto legata a questi personaggi, alle due sorelle protagoniste, alla storia, ma quello che in particolare mi fa gioire è che questo grande personaggio che è il territorio, che è l'Abruzzo, attraverso la letteratura sia un po' più conosciuto in Italia. E in questi ultimi anni, anche attraverso l'opera di Remo Rapino e anche la mia, l'Abruzzo è balzato alla ribalta letteraria, e questo fa sicuramente piacere. In Borgo Sud ho raccontato la parte marinara di Pescara, quindi il quartiere a sud del fiume abitato dai pescatori, e voglio ricordare con gratitudine di essere stata accolta con una straordinaria generosità dalla comunità marinara che ci abita.